Allora, vabbè, l'ultima volta abbiamo definito la trasformata di Fourier. Per noi, allora, abbiamo una funzione f appartenente a L1 di R, poi vedremo come modificare la definizione per estenderla a caso più generale. E per noi F calcolato nel punto S, oppure F cappuccio calcolato nel punto S, è definito come l'integrale tra meno infinito e più infinito di E alla meno 2π greco I S T per F di T in T. Ok? Noi finora abbiamo verificato, innanzitutto questa è definita, perché questa è una funzione in L1, e quindi quell'integrale si può fare. E poi abbiamo verificato fino adesso tre proprietà di questa. La prima proprietà è che f di 0 è uguale integrato a meno infinito e più infinito di f di t del t f cappuccio di 0. Seconda proprietà che la norma di f cappuccio in L infinito è minore o uguale della norma di f in L1. Chiamiamo proprietà 0, diciamo, l'applicazione che a F fa corrispondere F cappuccio è lineare. Questo è ovvio, no? È un integrale, l'integrale funzionale lineare. Se io qua metto F più G, la trasformata di F più G è la trasformata di F più la trasformata di G, la trasformata di lambda F è uguale a lambda 8 la trasformata di F. E la terza proprietà è che noi abbiamo visto che diciamo F era continuo su R e il limite per F cappuccio, il limite per S che tende allo studio di S che tende a più infinito di F cappuccio di S faceva 0. Quindi là questo l'abbiamo verificato. Queste qua abbiamo verificate modulo il fatto usando questa proprietà, poi unita al fatto che abbiamo calcolato la trasformata della rect che era la sinc, e poi abbiamo visto anche che sostanzialmente se invece della rect prendevo la funzione caratteristica di un intervallo, la trasformata tende a 0 all'infinito, e che con le combinazioni lineari, funzioni caratteristiche di intervallo, cioè con le funzioni a scalino in L1 posso approssimare qualunque funzione L1. Questo l'abbiamo detto, non l'abbiamo chiaramente dimostrato, però è bene. Ok, quindi questo cominciamo a metterlo da parte. Adesso prima vogliamo calcolare due o tre trasformate e poi vogliamo allungare la lista di queste proprietà. Ok? Cominciamo a fare altri due esempi. Se ci fate caso, però voglio tornare un attimo sull'esercizio dell'altra volta. Noi avevamo che avevamo rect di I, cioè la funzione caratteristica di meno un mezzo un mezzo, questa era la nostra F, F cappuccio di S, chi era? Seno di Y S
Franco di De Rossi. L'avevamo chiamato sync di S. Oh, questa va intesa che nel punto 0 valga 1. Quindi nel punto 0 questa non è definita di per sé, ma è definita tramite l'integrale. Infatti se voi fate l'integrale di questa funzione viene 1, perché il cappuccio di 0 fa. E questo esercizio l'abbiamo fatto l'altra volta. Allora, andiamo a prendere questa funzione qua, f di t uguale il massimo tra 0 e 1 meno valore assoluto. Come è fatto? Come è fatto il grafico di questa funzione? È fatto così: a meno 1 vale 0, fuori di meno 1, 1 vale 0, perché 1 meno valore assoluto di t scenderebbe sotto 0, ma devo prendere il massimo con 0, e tra meno 1 e 1 c'ha questa aspetto a tenda, e nel punto 0 vale 1. Allora, questa è una funzione come questa, è reale e pari, ok? È reale e pari. Allora, chi è f cappuccio di s in questo caso? Io devo fare integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco di s t per f di t di t. Ora, innanzitutto questo integrale è ben definito, perché in realtà è un integrale tra meno 1 e 1. Questa è una funzione continua, questa pure, quindi non ci sono problemi a definire integrale. Questa qua è una funzione continua a supporto compatto, si dice, cioè tale che la chiusura dell'insieme dei punti dove è diversa da zero è limitata, compatta. E adesso, quindi questo integrale tra meno 1 e 1. Poi, quando andiamo a esplicitare questa funzione qui, la parte reale è un coseno ed è pari, la parte immaginaria è un seno ed è dispari. Siccome questa qua è una funzione pari, la risultante funzione, la parte reale sarà pari e la parte immaginaria sarà dispari. Quindi è inutile che facciamo l'integrale della parte immaginaria, perché verrà 0. Quindi qua possiamo dire due volte l'integrale tra 0 e 1 del coseno di 2 pi greco st per 1 meno t in dt. L'integrale pari, invece di farlo tra meno 1 e 1, lo faccio tra 0 e 1 e 2. Adesso dobbiamo fare questo integrale. Per prima cosa, a 1 meno t lo chiamo y, quindi diventa l'integrale. Allora, se y è uguale a 1 meno t, dy è uguale a meno t, l'integrale diventa integrale tra 0 e 1 dy, perché dy sarebbe meno dy, però quando vado a sostituire l'integrazione, 1 meno 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, il meno mi serve a girare di nuovo,
integrale. Poi c'è due volte, qua c'è coseno di 2 pi greco s, e se y è uguale a 1 meno t, t è uguale a 1 meno y. 1 meno y, no? E poi c'è y. Ok? Allora, come lo vogliamo fare questo integrale? Andiamo a fare per parti, ok? Quindi stiamo integrando nella y, quindi qua abbiamo due volte, quindi seno. Allora, innanzitutto seno di 0. Quando ci metto 0 è quest'altro che fa 0, quindi questa parentesi quadra in realtà non c'è. Questa parentesi quadra non c'è. Quindi cosa mi viene? Allora mi viene meno coseno di 2 pi greco s 1 meno y fratto 2 meno 2 poi pi greco s al quadrato, tutto questo valutato tra 0 e 1. Allora, meno e meno, questo perché la derivata di coseno fa meno seno, poi mi esce fuori un meno 2 pi greco s, un 2 pi greco s lo cancello, un 2 pi greco s sotto, poi c'è un pi greco s che già c'era con pi greco s fatto. Adesso sotto ciò 2 per pi greco s quadro, e sopra cosa mi viene? Mi viene
Allora, quando ci metto 1, mi viene coseno di 0 che fa 1, e quando ci metto 0, mi viene il coseno di 2π greco s. Ma chi è il coseno di 2x? È cos quadro di x meno sen quadro di x. Quindi poi abbiamo 1 meno cos quadro di π greco s meno sen quadro più sen quadro di π greco s fratto 2 π greco s al quadrato uguale, recupero un minimo spazio più perché mi manca veramente poco, uguale. Allora, quando andate a fare 1 meno cos quadro fa sen quadro, sen quadro più sen quadro fa 2 sen quadro, 2 si semplifica e rimane sen quadro. Quindi qua rimane sen quadro di π greco s fratto π greco s al quadrato, che altro non è che la sinca al quadrato di s. Ovviamente io già lo sapevo che doveva venire questo risultato. Ok? Già lo sapevo perché questa funzione che abbiamo preso qua non è altro che quello che si chiamerà, poi lo vediamo più tardi, cominciamo a intravedere qualcosa, poi sarà un argomento che svilupperemo in una lezione apposita, non è altro che il prodotto di convoluzione della rete con se stessa. E allora vedremo che quando io ho il prodotto di convoluzione tra f e g, la trasformata di Fourier è il prodotto semplice della trasformata di f per la trasformata di g. Ok? Quindi ci sarà questa proprietà. Ok. Quindi, notate che la sinc, cioè la trasformata della rete, non sta in L1. Questa invece sì. Questa sì. Perché non sta in L1 la sinc? Se voi fate il valore assoluto della sinc, la sinc va a 0 come 1 su S, almeno in certe zone. E quindi quando andate a fare l'integrale del valore assoluto della sinc, vi diverso. Invece questa qua va a 0, la posso maggiorare con 1 su π greco s quadro. Vabbè, è limitata, tra meno 1 e 1 la maggiorate con 1. Questa qua è sempre più piccola, una sinca quadrata. Fuori di meno 1, 1 la maggiorate con 1 su s quadro, per esempio, e qui. E questa qua sì è L1. La sinc per esempio è L2, perché questo è il quadrato della sinc è L2. Ok? Quindi noi non potremmo fare la trasformata della sinc secondo la nostra definizione. Questo perché? Allora, preannunciamo, per adesso non dimostra proprio nulla, no? Però un primo teorema di inversione che non dimostriamo per adesso, preferisco fare questa cosa più in là. Supponiamo che f sia in L1 e che f cappuccio sia in L1 di f. Queste sono le ipotesi.
Allora, f di t non è altro che l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla 2pi greco i s t f cappuccio di s di s. Quindi, come vedete, questa è una specie di trasformata di Fourier, semplicemente ci manca il meno. Ma se io la calcolo in meno t, mi viene esattamente la trasformata di Fourier di f cappuccio di s calcolata in t. Quindi se io applico due volte, mettiamo che si possa applicare, ci sono, per esempio, questa funzione sta in L1, certo sta in L1, questo è a supporto compatto, la trasformata sta in L1, sì. Adesso, se io mi vado a fare la trasformata di questa, mi viene questa. Perché quel teorema dice, vabbè, mi viene questa con nel punto, diciamo, la trasformata nel punto t è uguale a, alla funzione di partenza nel punto meno t, applicando. Però, siccome quella è pari, questo teorema poi lo vediamo, non è all'ordine del giorno per adesso. Perché non lo voglio vedere adesso? Perché in realtà questo teorema in qualche modo deve essere vero anche in senso più generale. Però se F cappuccio F sul partito sta nell'E1, però F cappuccio io me lo ricavo da F, quindi imporre a priori che sia nell'E1 non c'ha tanto senso, perché, come dire, cioè fare la trasformata, vedi, se sta nell'E1 puoi andare avanti, se no non puoi andare avanti. Allora in qualche modo un'estensione di questo teorema di inversione, diciamo, deve valere anche per funzioni che, diciamo, che non hanno la trasformata in L1. Questo ci fa anche intuire che in qualche modo la trasformata di Fourier deve esistere pure per le funzioni che non stanno in L1, però si deve definire in modo opportuno, ok? Non posso definirla con quell'integrale se non sto in L1. Se sto in L1 l'integrale si può fare, se non sto in L1 come lo faccio questo integrale? Allora vedremo tra un po'. Ci vuole un certo sforzo, non sarà una cosa proprio banale, però ci sono degli strumenti molto 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 potenti per fare questo. Uno degli strumenti potentissimi per fare questo, il più potente, sarà quello della qualità. Va bene. Adesso però vogliamo fare un altro esercizio, almeno un altro. Esempio 3. Esempio 3 perché questo era l'esempio 2 e la retta era l'esempio 1. Allora, vi ricordate quanto vale l'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno x quadro? Alla meno t quadro di t, ricordate quanto c'era questo? No, era la circa. Questo, se vi ricordate, questo era l'integrale su R2, portando la meno x quadro dentro, di alla meno x quadro y quadro dx dx, no? Che era uguale a integrale tra 0 e più infinito, integrale tra 0 e 2 pi greco, di alla meno rho quadro, poi c'era per lo jacobiano che era rho, inter rho
θ. Allora, l'integrale in dθ mi dà, va un 2π greco. Allora, il π greco lo lascio fuori, poi qua faccio l'integrale da 0 a più infinito, d alla meno rho qua, e 2 rho d rho. Ma questo non è altro che il π greco per e meno e alla meno rho quadro tra 0 e più infinito. Perché se faccio la derivata mi viene meno e alla meno rho quadro per meno 2 rho e meno 2 rho. Ma a più infinito questo vale 0, a 0 questo vale meno 1, col meno davanti vale 1, quindi questo vale al π greco. Ma questo qua, se ci andate a riflettere un attimo, sono due copie dello stesso integrale. Perché o lo chiamo e alla meno x quadro e lo integro in dx, o lo chiamo e alla meno y quadro e lo integro in dx, è chiaro che l'integrale è lo stesso. Quindi, se questo è lambda quadro, questo è lambda, e quindi lambda, se lambda quadro vale π greco, lambda vale radice di π greco. Così dico, quindi. Oh, vediamo un po' di modificare questo integrale cercando di normalizzarlo. Allora, io andiamo a fare l'integrale da meno infinito e più infinito d alla meno π greco uguale in dt. Allora, questo quanto fa? Allora, io che cosa faccio? Faccio y uguale radice di π greco per t. Quindi questo viene integrale tra meno infinito e più infinito. Questa funzione non è che è sommabile, è pure di più che sommabile. Bene. Questo qua potete elevare a qualunque potenza rimane sommabile. Ok. Qua mi viene e alla meno y quadro, però qua c'è dt, chi è dt? È radice dy per 1 sulla radice di π greco. Ma questo integrale faceva la radice di π greco, la radice di π greco sulla radice di π greco. Quindi stavolta questa qua è stata normalizzata. Quindi per esempio l'integrale 1. Stiamo cercando di mantenerci coerenti, facendo degli esempi coerenti con la notazione che abbiamo introdotto, cioè con questa definizione qua. Ok? Stiamo piantando dei paletti, delle alcune. Questi esempi servono per creare un minimo di struttura per poi ricordarsi della sformata. Allora adesso prendiamo questa funzione che ci piace perché c'è l'integrale 1, è positiva, è L1, certamente che è L1, questa qua sta in Lp per Vp. E vedremo poi che questa è una funzione che si dice a decrescenza rapida. Decrescenza rapida significa che decresce più velocemente di qualunque polinomio. Cioè se la moltiplichi per qualunque polinomio continua a decrescere. Se io moltiplico questa qua per t alla n, questa qua va sempre a 0, qualunque sia n. Per t alla k. Ok. Allora andiamo a fare la... Allora questa la chiamiamo... Chiamiamo f di t, la nostra e alla meno y greco t quadro. E andiamo a fare f cappuccio di t. Che è f cappuccio di t?
è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2pi greco pi s t per e alla meno pi greco pi quadro in t. Cappuccio di S. Abbiamo questo. E dice, io come la vado a calcolare questa? Devo farsi integrare. Però ricordiamoci che questa funzione per ogni s, questo si può maggiorare con 1 in modulo e questo si può maggiorare con e alla meno di greco t quadro. Proviamo a derivarla. F cappuccio primo di s. Allora, se si può derivare sotto il segno di integrale, se si può, chi dovrebbe essere la derivata? Io devo derivare rispetto a s, no? Stavolta sto derivando questa qua, è una, diciamo, una funzione di s, quindi la devo derivare rispetto a s. Allora, qua mi viene meno 2pi greco i t per e alla meno 2pi greco i s t per e alla meno pi greco i quadro in dt. Ora uno dice, fermo là, chi mi dice che si può derivare sotto il segno integrale? Allora, questa sarebbe la derivata sotto il segno integrale, no? Questa qua, per ogni s, si può maggiorare, questo si può maggiorare sempre con 1, quando andate a fare il modulo qua ci avete 2pi greco pi per e alla meno t quadro. È una funzione di L1? Sì. Allora, se vi ricordate, quando io potevo derivare sotto il segno, diciamo, la funzione di, diciamo, dei due argomenti, questo l'abbiamo fatto, e queste erano equi, diciamo, maggiorabili tutte quante in valore assoluto con una funzione sommabile che non dipendeva da s, allora vuol dire che la derivata si poteva fare. Quindi questo può fare, ed è giusto. Quel poco che abbiamo fatto di teoria di Lebesgue ci consente. Allora rimane da calcolare questo integrale. Come lo vogliamo calcolare questo integrale? Cominciamo a calcolarlo per parti. Allora, se io derivo questa rispetto a t, quanto mi viene solo questo pezzo qua rispetto a t? Integrale di t, chi mi viene? Meno 2pi greco t, ma meno 2pi greco t qua ci sta. Ok? Quindi, questa qua chi è? È i, che ci rimane, per e alla meno pi greco t quadro, per e alla meno 2pi greco i s t, e questo è valutato tra meno infinito e più infinito. Poi, più, e ci dobbiamo aggiungere l'integrale. No? Oh, però quando t va a infinito o a meno infinito, questo si mantiene in modulo limitato, ma questo qua invece tende a zero, quindi questo pezzo qua non c'è. Ok, e allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare meno l'integrale di i per e alla meno pi greco t quadro tra meno infinito e più infinito, e poi dobbiamo fare la derivata di quell'altra rispetto a t. Quindi rispetto a t mi viene meno, che cancello diventa più, 2pi greco i s per e alla
meno 2 pi greco in s t dt. Oh, però quanto viene? Lo scrivo qua sotto, uguale, questo per questo fa meno 2 pi greco s, lo porto fuori perché l'integrale è in dt, e quello che rimane chi è? Quello che rimane chi è? Quando ho portato fuori questo, quello che rimane chi è? Non è f cappuccio di s, è cappuccio di s. È quello di partenza. Quindi la derivata della trasformata è uguale a meno 2 pi greco s per la trasformata stessa. Ci siamo? Ok. Allora, questa è un'equazione differenziale banale. Cosa comporta? Che f cappuccio di s sarà una costante, la chiamo c, perché cosa? Per e alla meno pi greco s quadro. Perché? Soddisfa questa... Noi sappiamo che le soluzioni di questa equazione differenziale sono uno spazio vettoriale di dimensione 1. Questa soddisfa l'equazione differenziale, sì, perché quando derivo mi viene e alla meno c per e alla meno pi greco s quadro per meno 2 pi greco s. Quindi mi è rimasto da calcolare c. Ok? Però se io vado a fare f cappuccio di 0, quanto fa f cappuccio di 0? Da una parte fa c, e dall'altra parte, se ci metto 0 al posto di s là sopra, cosa mi viene? Mi viene l'integrale da meno infinito più infinito di alla meno pi greco più uguale, che l'avevamo calcolato, che faceva 1. Quindi qua, questa qua è uguale esattamente a alla meno pi greco s quadro. Allora vedete che la trasformata di questa funzione di allora questa è una densità gaussiana. Allora la densità della gaussiana è 1 su sigma radice di 2 pi greco per e alla meno x quadro su 2 sigma quadro se la media è 0. Questa qua chiaramente a media media, quindi noi qua cosa abbiamo? Abbiamo che sigma quanto fa? Fa 1 sulla radice di 2 pi greco. Ok? Sigma quadro fa 1 su 2 pi greco, 2 2 si semplifica, 1 su pi greco diventa e alla meno pi greco. Questa è la valutura. Poi vedremo come fa, se facciamo la trasformazione gaussiana in generale quando, cosa viene, no? Sia se la media è 0 sia se la media non è 0, quello vedremo dalle altre proprietà, sarà facile calcolare la media delle proprietà. Però qua abbiamo due punti, due tre osservazioni molto utili che seguono da questo esempio. Prima abbiamo trovato una funzione che è uguale alla sua trasformata. E questo già fa un motivo. Poi vedremo che quando vado a fare le trasformate, allora, vi ricordate questa proprietà? F è continuo da L1 in L1. Continuo che cosa significa? Questa è un'applicazione veramente di Cziana di costante 1 da L1 in L1.
perché quando avete questa maggiorazione qua, se io qua ci metto f meno g e qua mi viene f meno g, f cappuccio meno g cappuccio, quindi cosa sapete? Che la distanza in L infinito tra f cappuccio e g cappuccio è meno o uguale alla distanza in L1 tra f e g. Questo che vuol dire? Che l'applicazione, l'operatore trasformato di Fourier da qua a qua è non solo continuo ma leggermente costante, punto. Vabbè, continuo in realtà, quello significa. Però vedremo che da L2 in L2 qua in qualche modo dovreste cominciare a intuire che ci sta un discorso di dualità, cioè quando andremo a definire, perché si può fare la trasformata di Fourier per una funzione in L2, noi avremo che varrà una cosa simile, però nel senso che la norma di f cappuccio in L2 è minore o uguale a una costante per la norma di f in L2. In realtà nel momento che dico questo, in realtà è proprio uguale a una costante per la norma di f in L2, ma se è uguale a una costante per la norma di f in L2 nel momento che trovi una funzione con la cui trasformata è uguale, qual è, quando deve essere quella costante? 1. Quindi in realtà vedremo che da L2 in L2 la trasformata di Fourier è un'isometria, almeno definita così. E questo è un altro punto notevole. Il terzo punto notevole sarà che nel momento in cui noi abbiamo questa funzione a campana, questa campana di Gauss, in questo caso, facciamo la trasformata ed è di nuovo la campana di Gauss, cosa vedremo? Vedremo che quando noi andiamo a stringere la campana, la trasformata sarà una campana più larga, cioè più è piccola la varianza della densità di Gauss di partenza, più è grande la varianza della trasformata e viceversa. Ok? Quelle saranno tutte e due densità, cioè non saranno, che quella la norma in L1 non viene conservata, viene conservata la norma in L2. Però succederà che più stringi questa, più è larga qui. Ok. In questo caso è chiaro che viene conservata qualunque norma, perché quella di partenza e quella in arrivo sono uguali, viene conservata la norma L1, L2, L3, quello che viene. Ma questo è un caso particolare. Quella che viene conservata normalmente sarà la norma L2. Oh, questo fatto che la trasformata, diciamo, se tu hai F che è una gaussiana con varianza piccola e F cappuccio è una gaussiana con varianza grande, questo in realtà noi non lo tratteremo, però sotto sotto c'è il principio di determinazione di Eisenberg. Tu sai che la distribuzione, di densità, di trovare l'elettrone da qualche parte, c'ha una probabilità che è rappresentata come densità di Gauss, e quella invece di legata al momento, quindi alla velocità, è esattamente la trasformata di Fourier, o apparente la trasformata di Fourier, secondo i momenti della costante. E quindi cosa trovo? Che più vuoi localizzare una, più perdi informazione sull'altra. Non c'è niente da fare. Ok? Quindi ci sono, ripeto, questo non è scopo di questo punto, ma dato con questo tema, però ci sono sotto delle cose importanti.
Va bene, andiamo a farne un altro, vediamo se abbiamo tempo. Facciamo prima 5 minuti.